Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Ma guardate che bel posto vi porto oggi. Sono completamente circondato da Buddleie, la pianta delle farfalle. Vi sono in questo momento api, farfalle e vi è anche Katy Cialdi, che ormai avete imparato a conoscere, che oggi ci parlerà proprio di queste piante veramente uniche nel loro genere e soprattutto perché si chiamano piante delle farfalle. Lo so che sembra una domanda banale, ma partiamo da lì, Katy. Allora, vengono chiamate piante delle farfalle perché sicuramente di tutti gli insetti che le Buddleie sono capaci di attrarre, le farfalle sono quelle più vistose e più spettacolari. In realtà la Buddleia è una pianta importantissima perché è anche una pianta mellifera, per cui è una pianta fondamentale anche per le api. Le farfalle danno colore, aggiungono il colore che le Buddleie non riescono a dare, ed è tanto dire perché, come possiamo vedere, guardate, qui ce ne sono veramente di tante sfumature, tanti colori. Ma oggi, guardate, qui ce ne sono veramente che vanno dall'indaco al viola. Ma in questo momento ci soffermiamo su questa, che come si chiama questa? Questa è una Buddleia Davidi Royal Red. Guardate che bella che è, fra tutte spicca per il suo colore particolare. Cosa possiamo dire di questa Buddleia? Possiamo dire che lei, come le Davidi e come le Buddleie in generale, sono piante estremamente robuste, estremamente rustiche, in alcuni posti poco amate perché tendono a essere considerate infestanti. Ah, proprio, sono invasive? Sì, proprio perché sono piante estremamente robuste ed estremamente generose nella fioritura, quindi anche nella produzione poi di semi che vanno a propagarle. Quindi per seme si propaga? Si propaga, allora noi le propaghiamo per talea. Sì, però lei naturalmente per seme si... Esatto, e dando luogo a ricombinazioni genetiche meravigliose, perché o ripropongono colori preesistenti o ricombinano veramente i loro geni, per cui poi viene fuori sempre qualcosa di molto bello e molto interessante. Questa in particolare ha un colore veramente unico nel suo genere. Cosa possiamo dire sulla sua coltivazione? Allora, sono piante che hanno bisogno, parliamo del vaso, quindi assolutamente hanno bisogno di essere seguite con l'acqua, perché ovviamente avendo uno sviluppo così vigoroso e una fioritura così persistente, pensiamo che cominciano a giugno e siamo a metà ottobre, per cui hanno fiorito ininterrottamente. Continuano. Per tutta l'estate. Però. Quindi hanno bisogno di essere assolutamente irrigate con regolarità. Quando le troviamo nel terreno diventano estremamente più autosufficienti e si adattano benissimo a qualunque situazione. Stanno bene in pieno sole, che è la loro, diciamo, condizione ideale, ma si adattano anche alla penombra e sopportano soprattutto quei terreni dove penso potrebbe nascere e resistere pochissime altre piante. Quindi è una pianta veramente molto resistente. Veramente. Ma una domanda, ma io la trovo spesso anche in montagna lungo i corsi d'acqua, quindi vuol dire che ama anche le zone molto umide? Ama molto i greti del fiume, è il suo, diciamo, nella sua naturale diffusione il greto del fiume è uno dei posti prediletti, anche perché il greto del fiume mantiene sempre quell'umidità che permette la propagazione. E quindi allora deduco che al sud fa fatica, però, perché se il terreno non è bagnato a sufficienza la Buddleia potrebbe soffrire. Allora, veder morire una Buddleia per siccità è veramente difficile. È chiaro che poi ci sono regioni dove abbiamo così tanto sole, una temperatura così tanto alta e magari anche una ventilazione che, diciamo, va ad aggravare la situazione, per cui dai e dai, anche la povera Buddleia alza bandiera bianca, insomma. Però ecco, diciamo, salvo questi casi veramente particolari, sono piante che richiedono una minima cura e danno una grandissima soddisfazione. Beh, insomma, cosa vogliamo di più? L'ultima cosa che chiedo a Katy, il fiore è portato da un ramo di quest'anno, un ramo dell'anno scorso. Se andiamo a potare, cosa succede? Ributta il ramo e dopo 15 giorni c'è un fiore sopra. Oh cavoli, insomma, non riesco proprio a smuovere Katy Cialdi dal dirmi qualche notizia negativa sulla Buddleia.